Solo nel 2015 sono stati 140.000 i migranti sbarcati sulle coste italiane. In cerca di un futuro, hanno attraversato il Mediterraneo per approdare principalmente a Lampedusa, Augusta e Reggio Calabria. Così è stato per quelli che ce l'hanno fatta. Migliaia sono morti in mare, chissà come, chissà dove. I migranti che tentano di arrivare in Italia partono soprattutto dall'Eritrea, dalla Nigeria e dalla Somalia. Il loro percorso in mare, tappa obbligata di un esodo biblico, è accidentato e pericoloso. Attraversa acque territoriali diverse e non sempre i mezzi dei migranti sono visibili dalle navi impegnate nel pattugliamento per la sicurezza delle coste che si affacciano sul Mediterraneo. Ma un aiuto arriva dallo spazio attraverso un sistema integrato di competenze per monitorare il mare. Negli ultimi 3 anni è stato sperimentato CLOSAI, questo è il nome del sistema finanziato dalla Commissione europea che mette a sistema tecnologie dell'aerospazio, operazioni della Marina militare e decisioni del Ministero dell'Interno. CLOSAI rappresenta un tassello nello sviluppo di infrastrutture in grado di unire competenze e tecnologie per garantire la sicurezza marittima e fornire supporto decisionale alle autorità preposte al controllo dei confini. Di fatto, CLOSAI è un prototipo per il futuro, ha spiegato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, un modello che può guidare la pianificazione delle politiche sulla migrazione. Un sistema dall'A alla Z, un prototipo di quello che deve diventare un domani la capacità di fornire un servizio integrato che sfrutti appunto la capacità a terra, in mare, nello spazio, per fornire che cosa? Un prodotto, un risultato, un'informazione utile per poter governare, in questo caso, le frontiere, i flussi migratori, le emergenze. La tecnologia di CLOSAI utilizza gli occhi dei satelliti e aggiunge anche quelli dei droni, in grado di aumentare di decine o centinaia di chilometri la capacità osservativa di quello che succede nel Mediterraneo, aprendo la strada a interventi più precisi e puntuali. Primo partner del progetto nel Mediterraneo centrale è Leonardo Finmeccanica, che ha adoperato soluzioni innovative per rilevare le piccole imbarcazioni, tra cui radar e sistemi per l'elaborazione in tempo quasi reale delle immagini satellitari. Ci spiega di cosa si tratta Giovanni Violante, ingegnere di Leonardo Finmeccanica. Fondamentalmente diciamo che il nostro contributo è stato quello nella realizzazione e fornitura di un certo numero di sensori, nell'integrazione di questi sensori e poi soprattutto in quello che è la cosiddetta data fusion, ossia la possibilità di acquisire dati da sensori eterogenei, da portarli tutti insieme, da fonderli, analizzarli e da lì fornire quello che è il supporto ai decisori in modo da garantire sia un'attività preventiva in quelle che sono flussi migratori, attività di contrasto alla pesca clandestina o altre situazioni del genere e anche attività non soltanto di prevenzione ma anche di reazione a quelle che sono delle attività in corso. Quindi ricapitolando fondamentalmente il valore aggiunto viene dato non soltanto dai singoli oggetti che quindi sono tecnologie ma soprattutto dalla fusione di queste tecnologie, dalla possibilità di acquisire questi dati eterogenei e soprattutto dalla capacità di interpretarli, quindi una capacità di correlarli, integrarli, fonderli e presentarli agli utilizzatori finali che sono quelli che poi prenderanno le decisioni. CLOSAI è uno sforzo ingente, ma con il progresso tecnologico questo tipo di servizi diventerà nei prossimi anni sempre più accessibile, meno costoso e disponibile per gran parte della popolazione. Di fatto è il primo passo verso una rivoluzione negli spostamenti. Sistemi come CLOSAI non saranno utilizzati solo per il controllo delle coste e delle frontiere per la sicurezza delle persone in mare, ma anche per mappare minuto per minuto tutti gli spostamenti, via terra o via mare.